quando schioccherò le dita obbedirà al magnifico Mistofole. Ora lei non è più Bandini il funambolo, lei è tornato ad essere Mr. Smith il ragioniere. Ma no! Complimenti, stasera hai superato te stesso, Misty. Grandi notizie, guardate cosa arriva domani in città. Il diamante del ciclope, il più grosso del mondo, in mostra al convegno dei gioiellieri al Palace Hotel. Sapevo che prima o poi lo avrebbero nuovamente esposto al pubblico. Finalmente, tra poco quella gemma sarà mia. Quando lo sgrafignamo, dicono che valga 10 milioni di dollari. Sono soltanto spiccioli. Ma che significa? Spiegati meglio! Voglio avere quella pietra perché la sua dimensione e la sua struttura eccezionali ne fanno il diamante ipnotico più potente del mondo! Potrei far cadere il mio potere centinaia di soggetti in un colpo solo! Basta con i teatri di quart'ordine! Con quel diamante il mio potere non avrebbe più limiti! Ascolta, Misty, qui si dice che un certo Capitano Harris ha ideato un sistema di sicurezza infallibile per proteggere il diamante! Infallibile per gli altri, ma non per me. Per me sarà uno scherzo. Basterà che individui fra gli agenti di guardia quello che potrebbe essere più facilmente suggestionabile. Dai tuoi poteri ipnotici. Oh, no. Mi fa troppo male, devo decidermi. Le ripeto, signore, che il mio sistema di sicurezza è assolutamente infallibile. Buongiorno a voi, signori. Vecchio mio, ci siamo. No, non ci siamo. Aitawa? Cercavo di cavarmi un dente, signore. Un'altra trovata del genere, io ti cavo il distintivo! Non sei ancora andato dal dentista? Ma nemmeno per sogno, Mahoney. Per me il dentista è peggio di un fantasma, mi fa venire i brividi. Oh, caspita, questo molare è grosso quanto una mola. Non preoccuparti, socio. Oggigiorno andare dal dentista non è così drammatico. Visto? Non hai sofferto. Ora ti prendo un appuntamento. Tu sta tranquillo e cerca di non pensare a quel dente. Ecco, signori, il diamante verrà collocato in questa vetrina di cristallo a prova di proiettile. Occorrono ben 3 chiavi per aprirla. Quindi è mia intenzione affidare le chiavi a 3 ufficiali di provata fiducia. Ecco una chiave per lei, la seconda la tengo io. Quanto alla terza chiave, ci vuole qualcuno che sia responsabile. Un uomo quadrato di cui possa fidarmi. Un uomo come... Lei, signore. Rasa! Oh, non so proprio come ringraziarla, Capitano Harris. Mi ritengo davvero onorato per la stima che nutre nei miei confronti. Lo so, certe cose mi impressionano molto. A quanto pare ho trovato il soggetto adatto. Ma è necessario che tu vada dal dentista, non hai altra scelta. Forse sì, agente. Scusate l'intromissione, ma non ho potuto fare a meno di sentire il vostro discorso, il mio biglietto. Con l'ipnosi verso il successo, liberati dalle cattive abitudini e dalle fobie e realizzerai qualunque sogno. Venite al mio spettacolo di stasera. Vi renderete conto che è facile come rubare un lecca-lecca a un bambino. Ci sarò. Bene, per il mio prossimo numero avrei bisogno di un volontario, un signore del pubblico. Oh, vuole venire lei, agente? Mi dica, agente, lei nasconde qualche sogno inconfessato? Beh, se mi promette di non ridere... Beh, insomma, ho sempre sognato di avere la grazia di una ballerina. Grazie al mio potere magico, lei stasera sarà accontentato. Fissi lo sguardo su questo cristallo. Le sue palpebre sono pesanti. Ed ora, signori, sveglierò la bella addormentata. Ehi, è davvero in gamba. Forse può aiutarmi. Osserva bene questo cristallo. Ora sei sotto il mio potere.
Ogni qualvolta il campanello sentirai, ai miei comandi tu obbedirai. Io ti ubbidirò. E quando ti dirò, ora sveglia, fessacchiotto, l'incantesimo si è rotto, dimenticherai tutto ciò che è successo. Io dimenticherò. Ora ripeti dopo di me. Il dentista è mio amico. Il dentista è mio amico. Il dentista è mio amico. Pronto, Misty? Yuhu, rispondi. Ho sostituito il dente, Misty. Eccellente, Wanda. Signorina, dov'è la corona del signor Aitawa? Eccola qua, dottore. Bene, accendi il trasmettitore. Sì, Mistofole. Abbiamo quasi finito. Il dentista è mio amico. Capperi, funziona. Già, e con quel poliziotto nelle mie mani non sarà un problema eludere il loro sistema di sicurezza. Accendi, vediamo se riusciamo a captare qualcosa. Ed ora spanatevi gli occhi imbranati. Non voglio correre rischi per il diamante del ciclope. Perciò ho deciso di mettervi a conoscenza del mio brillante piano. Questa è la vetrina in cui sarà collocato il diamante e si chiude con tre chiavi. Io ho una chiave, il capo un'altra e Lazar la terza. Dunque questo è il loro piano. Noi tre, di comune accordo, abbiamo nascosto le chiavi dove nessuno può trovarle. Ehi, Mistofole, come prenderai quelle chiavi? Ordinerò al mio scimmione ammaestrato di rubarle e poi ne farò una copia. La polizia non sospetterà mai di nulla. E adesso contattiamo il piedipiatti. Ok, ragazzi, in libertà! Ci vediamo, Aitawa! Segui il capitano Harris e trova la chiave. Io lo seguirò. La prego, signore, mi dica dove ha nascosto la chiave. Le prometto che sarò muto come un pesce. Ci credo, Proctor. Perché non ti dirò niente? No, sotto il tappeto, non c'è la supplico. Capitano, è qui nel suo ufficio, mi dica. E va bene, sì, è nel mio ufficio, la sparisci. Finalmente otteniamo qualcosa. Ci sono! È nel caminetto. Ora fuori! La chiave è nell'ufficio di Harris, trovala. Ubbidisco, signore. Oh, Misty, sei così intelligente che mi fai quasi schifo. Eccellente. Ecco la corrente per fare la copia. Pensaci tu. Mi dai la chiave un momentino, baby? Grazie. Rimetti a posto la chiave. Capitano Harris, ho dei rapporti che dovrebbe firmare subito. Arriva qualcuno. Ora sveglia, fessacchiotto. L'incantesimo si è rotto. Per adesso. Che di ordine, sembra la mia cameretta. Che è successo, Aitawa? Non lo so, sono entrato e ho trovato tutto così, mi pare. Che ci fate voi qui al lavoro, scassa fatiche? Ma... il mio ritratto! Oh. Era lì dentro la chiave. Quale chiave? Ah, la chiave! Meno male che non l'hanno trovata, ma potrebbero tentare con le altre. Rafforziamo la sicurezza! Voi proteggete Lazar! Noi pensiamo al capo. Callan, Tackleberry, voi sorvegliate l'area del distretto. Affermativo. Muoviti, Proctor. Noi cercheremo un altro nascondiglio per la chiave. Prossima fermata, la scuola di polizia. Arriviamo, chiave numero due. Hai trovato qualche indizio? C'era, e non viene dalle orecchie di Harris. Mi sbaglierò, ma sento odor di fumo di candeli. Sarà molto meglio se torniamo di corsa alla scuola.
Dove ha nascosto la chiave, signore? Non dobbiamo perderla di vista nel caso il ladro ci riprovasse. Lasciatemi soltanto pensare. Dove posso averla messa? Di sicuro è qui da qualche parte. Aspettate, adesso mi è venuto in mente. L'ho data, vediamo, sì, a Polly. E possiamo fidarci, signore? Il mio becco è sigillato, il mio becco è sigillato. Oh, non vorrei farlo, Polly, ma sono costretto a riprendere quella bella chiavina luccicante che ti avevo dato. Polly vuole la chiave, Polly vuole la chiave. Polly, torna qui dal paparino, Polly. Presto, qualcuno chiuda la finestra. Catturatela, uomini! Il pappagallo è volato via con la chiave. Ordinerò al mio poliziotto di catturarlo. Portami il pappagallo. Ubbidisco, padrone. Su, piccola Polly, vieni dal tuo Jones. Presa! Ehi, ma che sta succedendo? Grazie, Grandone. Ho anche un messaggio da parte di Misty. Ora sveglia, Fessacchiotto, l'incantesimo si è rotto. Hai trovato Polly e la chiave? Cosa? Dici davvero? Già, pare proprio di sì. E così anche la chiave di Lazar stava per prendere il volo. Calma, capitano, la chiave è salva. Il comandante mi ha chiesto di custodirla. Avanti, dalla a me. Ora parlerò con quei tre idioti che devono proteggere la terza chiave. Sai il cielo quel che possono combinare. Suicia, caraporto, subito! Suicia, caraporto, signore. Siamo dal parrucchiere con la moglie del capo. Voi cosa? Vi avevo ordinato di tenere d'occhio la chiave! Oh, capisco, la moglie del capo ha la chiave. E stasera ceneranno al Palace Hotel alle 9. Non perdetela mai di vista, ci vediamo là. Ma guarda, proprio all'hotel dove espongono il diamante. Che colpo di fortuna, così rubiamo la chiave subito dopo il diamante. Hai colto nel segno, ma ora ho lo spettacolo a cui pensare. Andiamo. Qui è tutto tranquillo. I tre dei nostri sorvegliano l'ultima chiave. Al ladro non resta che rinunciare ormai. E perché dovrebbe? In parte ha già ottenuto il suo scopo. Ok, Sherlock Holmes, traduci per favore. Già? A che serve al ladro la terza chiave se le altre le abbiamo noi? Elementare, mia cara Hux, ha fatto delle copie. Questo spiegherebbe la cera trovata nell'ufficio di Harris. Ma anche se avesse copiato la prima chiave, nessuno tranne Aitawa si è avvicinato a Polly. Esattamente. E guarda caso, sempre lui è stato trovato nell'ufficio di Harris. Sbaglio? Mi sembra che tu stia accusando il mio amico di essere un ladro. Magari ha avuto un piccolo aiuto da un certo illusionista. C'è solo un modo per scoprirlo. Salve, gente. Che succede? Aitawa, ti dichiaro in arresto. Eh? Scusaci, amico. Non ce l'abbiamo con te, ma dobbiamo stabilire se quel tipo ti ha scombinato il cervello. Sì, lo so, ma non sono mai stato in cella. Callahan e io resteremo con lui, mentre voi tre assicurate il colpevole alla giustizia. Sì, gli torcerò le budella, quello schifoso! Sei su un letto di piume e continui a dormire, beato. Hux, vai nel suo camerino e vedi se scopri qualcosa. Noi aspettiamo che esca di scena per interrogarlo. Mistofole vi ringrazia e vi augura buonanotte. Grazie. Ehi, dov'è sparito? Vieni, troviamo Hux prima che la trovi lui. Accipicchia, è scritto tutto nel suo diario, anche la formula che usa per liberare Aitawa dallo stato ipnotico. Bisogna che la ricopi. Uffa, non c'è mai in giro un foglio di carta quando se ne ha bisogno. Beh, vuol dire che la scriverò sulle mani, ecco. La sua curiosità è stata premiata, agente. Sì! Lei si sta servendo del mio collega per rubare il diamante del ciclope. Esatto. Beh, mi dispiace deluderla, ma qui fuori ci sono i miei compagni che l'aspettano. E lei inventerà qualcosa per togliermeli di torno. Sì, qualcosa per toglierli di torno.
Quando il campanello sentirai, ai miei ordini tu ubbidirai. Recati al Crystal Palace Hotel. Così Ux non la troviamo più, c'è troppo buio. Ma dov'è finita la piccola dolce Ux che tutti conosciamo? Non fare il fesso, Hightower, siamo amici, ricordi? Magari se sparo un colpo ritorna in sé. Non aveva il diritto di farlo, non l'aveva! Oh, per carità, ora non ti ci mettere anche tu, Tac? Ux, coraggio, vieni fuori, micina! Come facciamo ad uscirne senza farle del male? E senza farne a noi? Ehi, Ux! Che cosa hai scritto lì sulle mani? Ora sveglia, fissacchiotto, l'incantesimo si è rotto! Ciao, ragazzi! Non immaginerete mai cosa ho letto nel diario di Mistofole! Hightower è scappato, cerchiamo di fermarlo! Scommetto che sta andando all'hotel a prendere la terza chiave! Avvertiamo Zed e corriamo subito là! Mi spiace di aver dubitato delle sue capacità, Harris. Invece, grazie a lei, il diamante è al sicuro. Beh, anche lei ha avuto un'idea geniale, capo, ad affidare la chiave alla sua signora. Nessuno penserebbe che ce l'abbia lei. Mi spiace, Hightower, ma abbiamo ordine di fermarti per impedirti di rubare la chiave. Non permettere loro di ostacolarti. Hightower, perché avanzi in modo così minaccioso? Mi rifiuto di ragionare con un armadio a quattro stagioni in divisa. Cosa significa questa storia, Hightower? Sei diventato matto? Santo cielo, qualcuno lo fermi! Non posso permetterti di prendere la chiave, Hightower. Ehi, ma così non vale! Ha preso la chiave! Ha intenzione di rubare il diamante, Harris! Venga! Finalmente il diamante del ciclope è mio! Non faccia una sola mossa, signore! D'ora in poi nessuno potrà più fermare il grande Mistofole! Ok, adesso basta! Posi quel gingillo! Solo io posso dire basta! Tutti al riparo! Fermate subito quel... Sapevo che ce l'avresti fatta, Misty. E ora, mia adorata, concludiamo in bellezza. Che ognuno di voi diventi l'animale che preferisce. È impossibile avvicinarlo finché ha in mano quel diamante. Già, la sola speranza è Hightower. Proviamo. Ora sveglia, fessacchiotto, l'incantesimo si è rotto. Ehi, che cosa sta succedendo qua? Quel tizio si è servito di te per rubare il diamante. Ora che finalmente è in mano mia, tu non mi servi più, piedi piatti. Prendi Hightower, presto! Nessuno mi fa fare la figura dello stupido. Ti rendo pan per focaccia, scimmione! Avrà a disposizione una giungla d'asfalto. Sei andato dal dentista, Hightower? Certamente, Callahan. Anche se sono stato lì per scappare come un coniglio. A proposito di animali, dove sono Harris e Proctor? Mancano all'appello. Miau!